Io sono Sara, la protagonista. Sara è una ragazza di 18 anni che è appena uscita dal liceo. L'estate in cui lei si prepara per fare i test di medicina, suo padre le propone di avvicinarsi a un'associazione di volontariato. Devo dire che questa cosa è servita tanto al personaggio per crescere quanto a me. Perché personalmente non mi ero mai avvicinata a questo mondo, l'avevo anch'io in prima persona visto molto distante rispetto a me. Beh, il messaggio centrale, e spero che sia proprio quello che arrivi poi al pubblico, è sensibilizzare i giovani in particolare al tema appunto del volontariato. Questo era proprio importante, me lo sentivo comunque cucito addosso e ho accettato, soprattutto perché si parla di volontariato, appunto. Io ho fatto un corso con la Croce Rossa tanti anni fa, per quanto riguarda la disostruzione pediatrica, essendo mamma, poi sono all'interno di tante associazioni, sono ambasciatrice di ADMO, che è Associazione Donatori Midollo Osseo, quindi comunque mi sentivo nel contesto giusto. Il mio personaggio è un volontario, chiaramente giovane, quindi diciamo che si è approcciato a questo mondo abbastanza in una maniera prematura, no? E quindi è un po' il simbolo del fatto di far avvicinare i giovani al mondo del volontariato, quindi è proprio ha un'importanza questa cosa, che è quello che stiamo tentando di raccontare con questo progetto qui, che è involontario, appunto. Diciamo che il mio è un po' il personaggio conteso un po' dalla protagonista e da quella definita dalla protagonista, quindi da Sara, un po' la sua peggiore nemica, appunto perché gli ha rubato il ragazzo. È un personaggio che insegue un po', diciamo, questo aspetto un po' del tipico maschio, un po' viriloide, questa concezione qua, solamente che poi si rivela, si vede anche durante il film, proprio una sua fragilità. Allora, sicuramente involontaria, anche grazie, soprattutto grazie a Alessandro Guida, il Alessandro. regista, è un film che lancia un messaggio molto diretto, e forse anche perché ci siamo noi giovani che riusciamo ad Sì, arrivare, abbiamo un linguaggio diciamo diretto, che riusciamo ad che è arrivare direttamente un tema alle persone. importante portarlo da, insomma, nel personaggio comunque nella serie, nel progetto noi comunque siamo adolescenti, un tema così forte, importante, portato da degli adolescenti a degli adolescenti ha sicuramente Arriva più direttamente. arriva sicuramente in un modo più efficace. Il mio personaggio è il papà di Sara, che è la protagonista, ed è un primario. Nella mia costruzione è un primario oncologo, perché mi sono rifatto a mio padre, che era primario oncologo. Mio padre sostanzialmente è stato un po' assente, ma perché era, non per cattiveria, ma perché era veramente ultra dedito al suo lavoro. Ma perché c'era mia madre, c'erano i miei fratelli, eccetera. Il mio invece è un padre single di figlia unica, e quindi ha ovviamente un altro tipo di rapporto con lei. Però mi ha fatto piacere il riconnettermi in qualche modo con mio padre, che poi ho ricordato anche durante adesso, dopo la prima, diciamo, la conferenza stampa, dopo la prima proiezione del film.